Buona giornata da Leonor. Sto facendo una lettura con appunto le carte dei morti riguardo alla situazione che si è profilata questi giorni riguardo alla situazione di Berlusconi, del suo stato di salute grave. E le carte non sono belle. Tenete conto che quando scoppierà il bellum a livello mondiale, una eventuale sua assenza per l'Italia potrebbe essere molto pesante. Cosa sto a dire? Che lui, essendo molto amico del capo dell'Est, ci avrebbe in qualche modo difeso, fatto in modo che insomma, magari non venissimo colpiti direttamente, o comunque insomma, avrebbe avuto un occhio di riguardo, nonostante la presenza di 120 basi americane e altrettante si pensa che siano nascoste. 120 sono quelle dichiarate. Qui si sta profilando una situazione veramente brutta a livello della salute di Berlusconi. Le carte mi parlano di morte, purtroppo è inderogabile, e mi viene appunto mostrato che è stato colpito in tutto il corpo da questa malattia, dai polmoni alle ossa, e quindi io presumo che questa malattia che lui ha, si dice anche leucemia, e quindi qui risulta anche da questa stesura, riguardo appunto ciò che è uscito il 10 di spade. E un'evoluzione negativa, negativa che porta alla chiusura della sua vita. Adesso vi dirò i tempi, però è una situazione alquanto brutta, veramente molto brutta e preoccupante. Io vi dico, senza di lui l'Italia l'ho scoperto. Perché nessuno ha la stima che aveva lui con il capo dell'Est. Quindi attenzione, perché quando partiranno i fuochi d'artificio, l'Italia non sarà risparmiata. Molto probabilmente. I tempi. Da una settimana a 7 settimane. Intervallo di tempo in cui può avvenire questa cosa. Possono esserci cambiamenti? Sì, è possibile, però è molto molto difficile che ciò avvenga. Molto difficile perché le carte sono molto impostate in questo senso e quindi io non prospetto niente di positivo, almeno per il breve termine, appunto. Monitoreremo la situazione, però non mi piace per niente, soprattutto perché c'è la carta della morte. Io vi terrò aggiornata con altri video e vedremo l'evoluzione della sua situazione. Queste stesure riguardo la salute e i morti, eccetera, non possono essere fatte dai soggetti che vedete nel web, ma servono materiali trattati nel modo specifico e avere una certa conoscenza e competenza, cosa che non vedo sul web. Buona giornata.